Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata di In Giro con Terraferma, la nostra rubrica sul turismo di prossimità. Io sono Teresa e vi condurrò per il tour di oggi, mentre Cinzia sarà la mediatrice tra i vostri messaggi e commenti e gli operatori che si trovano in loco, mentre Chiara si occuperà della regia. Oggi siamo ospiti di un borgo d'arte, uno dei balconi sulla Ciociaria, poiché affaccia e domina la Valle dell'Iri, del Sacco e del Cosa, e siamo ospiti di una Prologo che ci ha veramente ospitate a braccia aperte. Per questo direi di passare direttamente al nostro tour, di presentarvi quindi la città che ci ospita oggi, ossia Boville Ernica. Vogliamo cominciare questo tour naturalmente partendo da uno degli ingressi principali della cinta muraria, ossia la Porta San Nicola, che ci viene presentata oggi da Emiliano, un rappresentante della Proloco, che ringraziamo per essere qui oggi. Quindi iniziamo questo tour e partiamo proprio con un augurio che ci viene fatto da Cesare Zavattini, di cui parleremo anche più tardi durante la puntata. E cominciamo il nostro tour con questo augurio che venne fatto ai turisti e ai nostri followers in questo momento. Andiamo quindi verso un regno dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno. Ecco a voi, questa è la porta San Nicola, la porta di cui vi parlavo. E attraversiamo quindi questa porta per poter ritrovarci in piazza, dove c'è un gioiello, la parte più importante, più amata anche dai cittadini di Boville Ernica, ossia la chiesa di San Pietro. Per motivi tecnici non siamo potuti entrare oggi e farvela vedere in diretta, ma naturalmente non potevamo esimerci da mostrarvela, proprio perché è la perla, il gioiello più importante per i cittadini di Boville. Per questo abbiamo deciso con la Prologo di fare una piccola videodescrizione e portarvi a scoprire questo piccolo tesoretto nascosto tra le mura di Boville. Prego Chiara quindi adesso di mandare il video in onda e vi auguro una buona visione. Nella Cappella Simoncelli, all'interno della chiesa di San Pietro Espano, sono conservate diverse opere provenienti dalla Basilica Costantiniana di Roma. Vi vennero portate da Monsignor Giovanni Battista Simoncelli, originario dell'allora Bauco. Il Simoncelli le ricevette in dono da Papa Paolo V Borghese, del quale era protonotario apostolico e addetto alle vesti pontificie. Nel primo decennio del Seicento erano in corso i lavori di costruzione dell'attuale Basilica di San Pietro in sostituzione dell'antica Basilica Costantiniana. Nell'atrio di tale basilica si trovava il mosaico della navicella, realizzato da Giotto all'inizio del Trecento, e diciamo ci troviamo nel periodo a cavallo tra il ciclo di Assisi e il successivo ciclo della Cappella degli Scrovegni di Padova. L'angelo presente qui a Boville si trovava al di sopra del mosaico della navicella e faceva pandan con un altro angelo che guardava dal lato opposto e sorvegliavano la navicella che rappresentava l'episodio biblico della tempesta sul lago di Tiberiade. L'esemplare presente qui a Boville rappresenta però un unicum per la storia dell'arte, poiché si è conservato fino ai giorni nostri nelle condizioni originarie e quindi è l'unico esemplare mosaico di Giotto che ci è giunto in maniera autentica. Infatti l'altro presente a Roma ha subito nel corso dei secoli diversi rimaneggiamenti e modifiche che ne hanno alterata l'originalità, mentre nell'esemplare di Boville è possibile ancora ammirare tutti quanti gli elementi caratterizzanti, quindi l'armonia delle forme, la policromia e il chiaroscuro che lo contraddistinguono. Al di sotto poi dell'angelo vi è un bassorilievo di Madonna col Bambino del Sansovino, che con la successiva aggiunta nel Seicento del San Giuseppe si è trasformata così in una Sagra Famiglia. Poi, ai lati della Cappella Simoncelli,
troviamo due statue, opere di Andrea Bregno, raffiguranti gli apostoli Pietro e l'apostolo Paolo. Ultimo reperto proveniente dalla Basilica Costantiniana è questa croce in porfido nero che, come recita anche la lapide al di sopra di essa, fu posta all'ingresso della Basilica Costantiniana nel 1300 in occasione del primo giubileo della storia, quello indetto da Papa Bonifacio VIII. Tale croce era posta quindi all'ingresso e veniva adorata da tutti i fedeli che si recavano in pellegrinaggio per il giubileo, quindi a partire da quel giubileo e per le edizioni degli anni successivi. Il sarcofago paleocristiano del IV secolo, rinvenuto nel 1941 in Contrada Sasso, non molto distante dall'antico insediamento di Monte di Figo, precedente all'attuale insediamento di Boville, rappresenta una notevole testimonianza sul radicamento della fede cristiana nelle nostre terre sin da tempi antichissimi. Ma è importante per quanto vi è scolpito nella parte frontale. Infatti, al di sopra della cancellata finemente rappresentata, che idealmente raffigura le porte del paradiso che alla morte della persona si aprono, al di sopra di essa, sul lato sinistro, troviamo un episodio dell'Antico Testamento, quello dei tre fanciulli ebrei condannati alla fornace ardente da re Nabucodonosor, mentre nel lato destro di chi osserva abbiamo l'elemento che lo rende unico. Infatti vi è rappresentata una Natività del Signore, con tutti i suoi elementi fondamentali. Vediamo i magi con la stella cometa posta al di sopra della mangiatoia, dove si trovano la Madonna, un'altra figura femminile, il bambino, il bue e l'asinello. Il San Giuseppe non compare, poiché farà il suo ingresso nell'iconografia cristiana soltanto a partire dai secoli successivi. Il sarcofago è stato oggetto di studi negli ultimi anni da parte di uno studioso, Teodoro Brescia, che osservando i diversi forellini presenti sui personaggi di entrambe le raffigurazioni, quindi sia quella del Vecchio che del Nuovo Testamento, ha ipotizzato che trasponendo questi punti su un piano celeste e unendoli, che la costellazione che ne viene fuori sia quella presente sul cielo al momento del concepimento di Gesù. Grazie mille Chiara. Adesso rimaniamo comunque nella piazza di Boville, dove troviamo in collegamento Andrea Luffarelli, che è il rappresentante della Proloco, insieme al presidente, che ci parleranno, quindi ci racconteranno un po' della storia di Boville e ci faranno anche vedere qualche chicca. A te la parola, Andrea. Buongiorno a tutti, benvenuti a Boville. Mi trovo qui in Piazza Sant'Angelo con il presidente della Proloco, Alberto Biasini, per darvi quindi il benvenuto e a Boville, ringraziando innanzitutto Terraferma per l'interessamento che ha mostrato verso il nostro paese per realizzare questo virtual tour. Ovviamente questa visita in modalità smart non andrà a sostituire una visita in presenza che ci auspichiamo possa essere realizzata il prima possibile compatibilmente con la situazione pandemica. E come vi dicevo, mi trovo in Piazza Sant'Angelo, che è la piazza principale del paese. Giro la telecamera così vi faccio una panoramica. Ecco, adesso c'era l'orologio che batteva l'ora e ci disturbava. In Piazza Sant'Angelo abbiamo la collegiata di San Michele Arcangelo, che appunto con la sua imponente facciata in stile neoclassico e inizio 800. Scusate che mi sposto che c'è una macchina. Diciamo, questo pure il bello dei luoghi vissuti. E
come vi dicevo, qui la collegiata di San Michele Arcangelo, che con la cappella di San Sebastiano al proprio lato, all'interno della quale è conservato un martirio del San Sebastiano del Cavalier d'Arpino. Vi faccio poi una panoramica del corso principale del paese, alla fine del quale si staglia il Castello Filonardi e la chiesa di San Pietro e Spadino, che avete visto poco fa nell'intervento video. Il Castello Filonardi è il complesso architettonico più importante del paese, realizzato nel Cinquecento sul disegno di Jacopo Vignola. L'attuale insediamento di Boville risale più o meno intorno all'anno 1000, quando vi fu questo incastellamento su questa collina, che all'epoca era più difendibile dagli attacchi esterni che provenivano. Gli ultimi attacchi di VIII-IX secolo da parte dei Saraceni spinsero gli abitanti a spostarsi dal vecchio insediamento di Sasso, che aveva subito quindi queste invasioni, verso questa collina che domina la Valle dell'Iri, la Valle del Sacco, e dalla quale è possibile ammirare diverse catene montuose, fra i quali i Monti Ernici, i Monti della Meta e i Monti Levini. Alcuni monti di questi sono ancora innevati, quindi anche uno scenario insolito per essere quasi a maggio. E percorrendo la circonvallazione è possibile ammirare l'intera cinta muraria di epoca medievale che è giunta fino ai nostri giorni. Voi idealmente avete iniziato questo viaggio entrando da Porta San Nicola, che è l'accesso principale al paese. Si accede al centro storico e quindi dentro le mura da altri tre punti: da Porta Santa Maria, posta sempre sul lato nord, non molto distante da Porta San Nicola, e poi sul lato sud vi è Porta San Francesco e sempre sul lato sud una piccola posterula, quindi un accesso pedonale che noi chiamiamo il bucione, in dialetto gli bucione. Quindi sono questi i quattro punti di accesso che ci portano al centro storico. Quindi percorrendo il chilometro e mezzo di circonvallazione è possibile ammirare da un lato la vecchia cinta muraria con le 18 torri di forma quadrata e rotonda che si alternano fra di esse e il panorama di cui vi dicevo che ci consente di vedere a 360 gradi ben 72 paesi. Alcune torri è possibile ammirarle anche all'interno del centro storico, facevano parte della cinta muraria più interna, successivamente inglobata da quella attuale. Alcune di esse poi sono state trasformate in abitazioni private, ed altre, come il campanile di Santo Stefano, appunto, hanno cambiato funzione. Avete visto in video la parte più importante del patrimonio artistico di Boville, quindi quanto è conservato nella chiesa di San Pietro e Spano, ma nel centro storico vi sono diversi palazzi gentilizi e diverse chiese che costituiscono il resto del tesoro del nostro paese. Tra queste vi è la cappella di San Giovanni Battista, ora sala consiliare, annessa all'ex monastero di San Giovanni Battista, ora sede del Palazzo Comunale, dove è possibile trovare un battesimo di Cristo in affresco, opera del Domenichino. Abbiamo poi la chiesa di Santo Stefano con diverse tele di scuola bolognese, la sua particolare forma a croce greca. Nella chiesa di San Francesco, ora museo civico, annessa all'ex convento, c'è uno splendido soffitto ligneo e un organo del 1600 decorato, tuttora funzionante, oltre ad una serie di affreschi. E ovviamente tutte queste bellezze non riusciamo a farvele vedere in video e per questo, come dicevo prima, auspichiamo una visita in diretta. E gli affreschi di scuola giottesca che ho dimenticato di dire, questi di San Francesco. E un altro episodio poi che volevo segnalare, un episodio storico che comunque legato al fiorire anche di tutte queste opere nel nostro paese, è risalente al 1204,
quando le truppe germaniche provenienti da Sora, allora Regno di Napoli, mossero un attacco notturno contro il nostro paese con l'obiettivo di sottrarre territori allo Stato pontificio. Il re, il Papa, in segno di benemerenza verso la popolazione, concesse una particolare forma di autonomia amministrativa e giudiziaria che è passata poi alla storia come la Repubblica dei Domini Consortes, perché le 12 famiglie nobili del luogo si alternavano al governo della città per un periodo di 9 mesi. Durante questi 9 mesi la famiglia di turno era spinta a dover agire al meglio, poiché sarebbe poi toccato sempre alla stessa famiglia a tornare al governo soltanto all'incirca 8 anni dopo, e quindi il fiorire di tutti questi palazzi gentilizi e delle varie chiese che all'epoca avevano ognuna lo ius patronato di ognuna di queste importanti famiglie sicuramente ha beneficiato di questo periodo di prosperità dovuto a questi quasi 4 secoli di autonomia concessi dal Papa. Io non smetto qui con questa piccola rassegna storica, e quindi posso lasciare di nuovo la linea alla regia in modo che vi porti eccoci, poi alla scoperta eccoci, Andrea. Di tutti gli altri interventi che abbiamo preparato, quindi tra artigianato, agricoltura e ancora storia e arte, perché non è finita qui comunque la storia ed arte. Quindi, grazie Andrea, sei preparatissimo. Sei preparatissimo, ti faccio i complimenti. Ti fanno i complimenti anche le persone che stanno seguendo. Salutiamo il presidente della Proloco allora. Vi ringraziamo e vi aspettiamo. Assolutamente. Volentieri, quanto prima. Grazie a voi. Ciao a tutti, grazie a voi. Grazie mille e grazie soprattutto per aver sottolineato quello che è in realtà l'obiettivo di questa rubrica, nel senso mostrare, far venire l'acquolino in bocca ai nostri follower in modo tale che possano poi andare a visitare, andare veramente nei luoghi che presentiamo e vedere davvero con occhi e toccare con mano quella che è la bellezza di cui Boville è assolutamente ricca. Ma non dobbiamo dimenticare anche quello che è il nostro obiettivo principale, ossia quello di mostrarvi anche la comunità che vive nei luoghi che vi presentiamo, e soprattutto quella comunità che continua a mantenere vivo l'interesse per gli antichi mestieri, come per esempio Antonio e Ezio, che sono nostri ospiti oggi, che naturalmente si presentano nel loro habitat naturali. Vi ringrazio già da adesso per essere qui con noi oggi. Partiamo quindi con Antonio, che ci presenterà la sua storia, ci racconterà la sua formazione e magari ci farà anche vedere, ci farà buttare un occhio verso il paesaggio che lo circonda in questo momento. Buon pomeriggio Antonio. Buonasera a tutti, grazie per questa opportunità che ci offrite. Io sono in questo momento alle pendici del paese, in un uliveto che coltivo, che compone che è parte della mia azienda. Giro un attimo la telecamera così per farvi rendere conto. Ecco, sono immerso in questo bellissimo prato fiorito in mezzo agli ulivi, e quello che vedete sullo sfondo è il paese, il campanile è quello della collegiata di San Michele Arcangelo. L'obiettivo che mi sto proponendo, che mi sono proposto negli ultimi mesi, è quello un po' di valorizzare la nostra cultura agricola. Quindi mi sono rimesso un attimino sui banchi di scuola per prepararmi e per formarmi, perché facevo tutt'altro lavoro prima, vita che ho abbandonato per dedicarmi appunto all'olivicoltura.
L'idea è quella di creare a Boville un centro culturale fruibile, multimediatico, all'interno del frantoio di famiglia che sto ristrutturando, e le foto del quale avete inserito nelle ore precedenti a questa diretta in un vostro post, per creare appunto una riprendere quello che era, quello che a Boville è sempre stato, un qualcosa che ha fatto da collante nella popolazione, cioè la produzione di olio. Boville si trova in un territorio olivicolo molto vasto, alle pendici degli Ernici, che arriva fino alla prima valle dell'Iri da un lato e alla valle del Sacco dall'altro. I nostri oliveti sono oliveti storici. Boville aveva fino a 40 anni fa solamente all'interno del paese, delle mura del paese che prima venivano citate, qualcosa come 6 frantoi solamente all'interno delle mura del paese, più quelli che erano siti nelle varie contrade, quindi una produzione molto, molto importante, che veniva smistata nelle zone dell'agro romano, ma anche avendo a due passi la dogana, il confine con lo stato borbonico, anche con lo stato, anche con questi, insomma. L'obiettivo quindi si sta concretizzando in questi mesi e devo ringraziare la Prologo per il supporto che mi sta dando, perché da soli nei nostri piccoli borghi non è, è quasi impensabile riuscire a sviluppare un progetto degno di una nota sociale elevata se non c'è la coesione della popolazione. Io personalmente prima facevo tutto altro lavoro, mi dedicavo alle costruzioni come molti miei concittadini e ho voluto convertirmi un pochettino a questo tipo di attività per cercare di costruire, anziché costruire qualcosa fuori dal mio paese, per costruire qualcosa dentro il mio paese. Giro un attimino la telecamera, così lo scopo è sì. Dimmi. Io ti faccio i complimenti e ti riporto i complimenti delle persone che ci stanno seguendo, che ti danno del coraggioso, che in effetti è quello che pensiamo tutti quanti ascoltandoli, perché è una bellissima iniziativa la tua ed è soprattutto un segno di coraggio e di amore verso il posto in cui sei nato e cresciuto. Complimenti. Beh, e gli auguri di terraferma, grazie, perché questo progetto arrivi a compimento al 100%. Beh, vi ringrazio di questo e sinceramente l'opportunità che ci offrite con questa diretta ci sarà sicuramente di aiuto, ma sicuramente ci sprona a raggiungere degli obiettivi sociali più meritevoli. Dobbiamo ricordarci che noi veniamo dalla terra e siamo quello che mangiamo. La cultura italiana nasce dalla terra. I paesaggi che dipingono i pittori molto spesso sono panorami, erano panorami. E quindi il legame tra uomo e terra è estremamente profondo e di questo noi nel nostro vivere quotidiano dobbiamo tenerne conto in modo molto marcato, non possiamo fare altrimenti. Quindi diciamo in un passaggio della mia vita ho ritenuto opportuno fare una scelta per me veramente doverosa, cioè iniziare a costruire all'interno del mio paese, per il mio paese. Tutto qui.
grazie mille Antonio. E vorrei anche ringraziare voi di nuovo perché naturalmente questa diretta non sarebbe stata possibile senza questa calorosa voglia anche da parte vostra di farvi vedere, di dire noi ci siamo e lo facciamo e vogliamo comunque che continui così e vi ringraziamo davvero tanto per quello che avete fatto anche voi per noi oggi. Grazie, buon Grazie. pomeriggio ancora. Adesso Grazie. passiamo invece ad Ezio che troviamo nella sua bottega, sempre indaffaratissimo. Buon pomeriggio Ezio, volevo quindi chiederti che cosa stai facendo in questo momento, magari ci puoi raccontare un po' quella che è la tua attività quotidiana e magari farci vedere anche qualcosa a cui sei particolarmente legato. Ciao a tutti, benvenuti nel mio laboratorio. Io sono un artigiano di Boville, lavoro il cuoio, ma non è che lavoro il cuoio da poco, da tanto tempo. Il lavoro l'ho preso in mano da mio padre e lo porto avanti. Mi piace, lo faccio con dedizione. Mi piace molto lavorare sulle borse, intagliarle, bullinarle e poi montarle. Il prodotto prima di portarlo a fine ci vuole molto tempo perché tutte queste cesellazioni che stanno qua sopra sono tutte fatte a mano, non c'è uno strumento che le imprime, bisogna imprimerle con gli strumenti ma con le mani. E cerco di fare del mio meglio, costruisco borse, cinture e altre cose, tutto quello che si fa con il cuoio. Gli strumenti che Benissimo. uso. Gli strumenti che uso sono vecchi, ma molto vecchi. Stanno qua da sempre, io ce l'ho trovato, io ho 61 anni, qua ce l'ho trovato, non è che qualcosa ho ricomprato, ma gli strumenti sono quelli, non è che C'è con magari questi. qualche attrezzo che hai anche nei tuoi ricordi che apparteneva a tuo padre Erano oppure. del mio nonno, di mio padre. Questi sono gli strumenti che non è che ci sono macchinari che possono fare questo qua, lo devi fare con le mani. Esattamente. È tutto qua. Prima si Perfetto. disegna, poi con una matita, con qualcosa, e poi si comincia a lavorare con tutti questi altri strumenti qua e si porta a finire. Una volta che hai fatto tutto, viene montato. Con gli altri pezzi, così giusto per far vedere, c'è molto da lavorare. E si porta avanti il lavoro. Poi viene messa la tracolla, tutti i finimenti e tutto quello che ci vuole. Quindi diciamo che la passione è la tua eredità più grande, quella, non solo gli attrezzi, ma anche la tua storia, quello che è la tua quotidianità. Quindi sono un'eredità di tuo padre e di tuo nonno. Questo non è un lavoro che si fa per soldi, è un lavoro che si fa per passione, perché lavorare su una borsa una giornata intera e poi magari una persona che non ti conosce ti dice ma che ci vuole? Non credo che ci vuole poco a fare una cosa del genere. Però a me mi piace, io lo faccio, lo porto avanti da sempre e andiamo avanti così. Tutto qua. Grazie mille Ezio, grazie per la tua testimonianza. È sempre un piacere vedere anche il lavoro, davvero quello fatto con le mani e con passione. Ti auguriamo ancora buon pomeriggio, buon lavoro e speriamo quindi di rincontrarci magari anche dal vivo. Buon Grazie. pomeriggio Ezio, grazie Grazie, mille. grazie. Grazie a tutti. Benissimo, adesso per la penultima tappa di questo tour vi mostreremo quelli che sono i vicoli che si trovano dietro la piazza di Boville. Come abbiamo detto all'inizio, Boville è un borgo d'arte, ma non lo è soltanto diciamo per via dei tesori che nasconde, ma anche perché è un attrattore naturale anche di artisti, uno tra questi Giovanni Fattori. In questo momento siamo in collegamento con Alberto che ci mostrerà appunto i vicoli, che ci racconterà anche la storia dietro questi vicoli e che sono assolutamente legati anche con il lavoro di Giovanni Fattori. A te la linea, Antonio. Alberto, scusami.
Alberto, ci senti? Sì, mi sentite? Sì, ti sentiamo adesso. Mi sentite? Sì. Ciao a tutti, sono Alberto Paglia. Vi mostro alcune immagini e alcuni video della strada che secondo me è tra le più belle in assoluto del nostro borgo di Bovillernica, che ricordiamolo è uno dei borghi più belli d'Italia. Siamo in una strada che addirittura negli inizi del Novecento Fattori era solito attraversare e addirittura dipingere, tant'è che ci ritroviamo con delle acqueforti di Boville proprio degli inizi del Novecento del grande maestro Fattori. Una proposta che ci sentiamo di fare noi come Proloco all'amministrazione è quella di rinnovare la toponomastica di alcune strade, tra cui questa, e intitolarla proprio strada di Fattori, perché insomma ci dà del lustro e ci riempie di orgoglio. Tant'è che è una strada molto singolare, addirittura insomma quasi poetica, ecco. E la cosa importante, oltre a Fattori, è che a cavallo della Seconda Guerra Mondiale un altro personaggio illustre come poco distante da questa strada ha abitato. Quindi oso immaginare addirittura che Zavattini pensasse a qualche film importante del neorealismo proprio percorrendo e calcando questa stradina. Ora ve la mostro, guardate, molto tipica, con l'acciottolato medievale, bellissima, piena di verde e di profumi. Ora, poco più distante da qui, c'è una posterola, un'uscita secondaria del nostro paese, la quarta porta per capirci. E vi mostro il paesaggio da cui si può ammirare. Addirittura l'Accademia di Belle Arti di Frosinone ha posto, suggellato, questo balcone sul paesaggio, sulla ciociaria, sulla valle del Sacco, con la visione dei Monti Lepini, con una pietra come indicatore di bellezza. Ora ve la mostro. Quindi da qui oso immaginare anche Zavattini che scrutava il paesaggio, scrutava l'orizzonte. Addirittura in un suo scritto diceva che mentre c'era la Seconda Guerra Mondiale e quindi gli aerei attraversavano tutta questa valle, i bombardieri, addirittura lui disse che nella valle passano e ripassano aeroplani, sembrano visti dall'alta Buville pesci che fondono nell'acqua trasparente. Questo mi sembra un bellissimo pensiero. Volevo chiudere questo breve filmato dicendovi di Calvino. Calvino diceva: potrei dirti di quanti gradini sono le vie fatte a scale, di che sesto sono gli archi, non di questo è fatta la città. Che bello, grazie Alberto. Bellissimo, è stata una cosa bellissima. Davvero. E le persone che ci stanno seguendo vi fanno i complimenti come comunità. Noi ci avete fatto scoprire un angolo che abbiamo portato di mano e che molto spesso abbiamo proprio tralasciato. Complimenti a voi come comunità per quello che trasmettete anche con un mezzo così asettico come quello dello schermo. Siete riusciti a trasportarci e emozionarci attraverso i borghi di Boville, davvero grazie. Ed è Terraferma che ringrazia voi e non il contrario, perché ci state seguendo in tantissimi e in tanti ci state manifestando il vostro entusiasmo. Questa è una cosa bellissima, perché è una cartolina, un biglietto da visita che pochi possono permettersi e che ci porteranno a Boville quanto prima. Assolutamente, e soprattutto devo dire che dalle parole traspare veramente questa passione che vi accomuna. Non c'è stato nessun ospite oggi che non ci ha lasciato con la pelle d'oca. Quindi prima di finire questo tour virtuale, vorrei naturalmente ringraziarvi, vorremmo
ringraziarvi per essere stati così numerosi oggi e ringraziare soprattutto la Prologo per tutto ciò che ha fatto, perché è stata veramente un partner affidabile e appassionato, ma con il cuore in mano il nostro grazie più sentito è sicuramente per la comunità di Boville che si è stretta intorno a noi, intorno al nostro progetto, perché poiché ha capito comunque che la rubrica e Terraferma in generale vive soltanto grazie al supporto della comunità e di tutti coloro che comunque ci permettono di continuare a fare quello che facciamo. Grazie mille a tutti e concludiamo questo tour dando la parola ad Alessandra, che ci racconterà quella che è la sua storia e del perché ha deciso anche lei di abbandonare i ritmi frenetici della città per dedicarsi ai ritmi un po' più lenti, molto più lenti, che si vivono, che si respirano a Boville. Buon pomeriggio Alessandra, ringrazio anche te per essere con noi oggi e saluto tutti, grazie mille per essere stati con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi, a tutti gli amici, vicini, lontani, baucani e non. Sì, la mia storia penso sarà facilissimo capirla, perché dopo tutto quello che avete sentito, visto e raccontato da chi mi ha preceduto, non credo che ci siano parole da aggiungere. Boville è un paese che accoglie, è un paese che in particolare personalmente ha accolto me 10 anni fa, che venivo da Roma, quindi sì, da una città frenetica. Qui i ritmi sono più lenti, ma vivibili, c'è un paesaggio, c'è arte, c'è gastronomia, c'è qualcosa, manca ancora qualcosa che vogliamo appunto promuovere, e cioè il turismo. Veniteci a trovare, perché così come sono stata io accolta, sarete accolti anche voi. È un posto meraviglioso, che guardate qui che cosa si può vedere da dove mi trovo io adesso. Questa è una parte, è solo un versante che si vede da Boville, ma si possano osservare 81 comuni. Io vengo a passeggiare qui la mattina e mi ricreo. Non so cos'altro dirvi, se non venite vi aspettiamo. Io voglio in ultimo ringraziare Terraferma, queste giovani donne che stanno dando luce a questi paesi, a questi borghi meravigliosi ma poco conosciuti. Grazie per la vostra iniziativa, continuate così, siamo noi davvero che vi ringraziamo. Un abbraccio a tutti quanti, buona permanenza a Boville, quando verrete ci troviate. Ciao!